Facebook, eccoci qua. Qua ci siamo. Anche qua. Anche qua. Anche Instagram. Instagram. Se no tu sei un po' una bestiolina. Non perché sapevi, mi dici che sono una bestiolina? Non sapevi che cosa fosse. Guarda che ti è venuta fuori una notifica. Una notifica. Ci sei dentro il quadro? Non lo ti so. Sposto un pelino. Mi sposti un pelino. Posso Io così? Sposto te un pelino di lì. Bravo. Eccola lì. Bene. Io, la Rosi, Parrucchieri Revolution, San Colombano, 20078, codice di avviamento postale, non si sa mai. Così qualcuno ci vuole scrivere, codice di... più veloce, che così? Vanno a cercare che cos'è 20078, quale paese? Invece di dire San Colombano, sì, 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 via... Sì. CAP 20078. Bella idea, oh. Sei intelligente, da dove deriva? Ti piace il mio taglio? Appena fatto, eh? Va bene. Sai chi me l'ha fatto? Aspetti, è gelosa. È gelosa. Ma figurati. L'Angela mi ha tagliato i capelli meglio che non quello che fai tu di solito. Va bene. Ma veramente ultimamente te li sta tagliando Daniela. Te ah, già, vero. Allora sarà Daniela che sarà gelosa per i tagli splendidi che mi fa l'Angela. Vabbè, dai. La trasparenza... Stavo dicendo la trasparenza del colore. Ecco. Suono il campanello. Scusate, ma il bello della diretta di là stanno ancora lavorando come al solito. Altra volta è entrato un cliente. Stavolta c'è gente che lavora, sempre casino. Vabbè. La trasparenza del colore. Oggi sarà stasera una diretta dedicata a tutte voi amante. Amanti del colore, che siete attente all'immagine ma anche alla vostra salute, come noi, perché noi siamo attenti alla vostra immagine ma teniamo anche alla vostra salute e anche alla nostra, perché tanto beh, che ci certo. Siamo. Se non ci siamo noi non possiamo fare i capelli belli. Giusto, per cui dobbiamo stare bene. Colori spesso pesanti e opachi, colori, parliamo di colore, per cui colori, aspetta, i colori gnocchi, quei colori che coprano completamente il capello naturale, togliendole ogni naturale trasparenza brillantezza. Colori pesanti che ti fanno persino sembrare più vecchia. È vero. Voi dite, cosa stai dicendo? La verità! Io sto dicendo la verità, perché ci sono dei colori talmente pesanti che hanno il potere di farti sembrare più vecchia. Quello che sei in realtà. Colori che danno sovrapposizione. Cosa significa un colore che dà sovrapposizione? Colore su colore su colore, e poi vi spiegheremo cosa succede. Cosiddetti colori copertone, quelli che... Prima volta che li fai. Incupiscono anche il viso. Incupiscono anche talmente il viso. Bravo. Sono bravo esempio, brava, come sei intelligente. Certo. Incupiscono anche il viso. Talmente sono pesanti, talmente sono fasulli, che sembra quasi che ti sei messa una parrucca in testa. Esatto. Insomma, stiamo parlando di quella che ormai era una vecchia e ormai, per fortuna, superata concezione del colore. Non è vero? No, è vero. Non è vero che è superata, perché tanti ancora utilizzano questo tipo di colorazione. È una vecchia concezione, però non è stata ancora eliminata come uso. Non è stata ancora eliminata come uso, ma le persone più attente, voi le vere amanti del colore, iniziate ad accorgervi di queste differenze. Certo. Iniziate ad accorgervi di queste differenze, ma quello che succede è che tante volte si cambia parrucchiere ma non cambia il risultato, cioè il colore è sempre pesante, gnocco. Ciao Roby, tanto saluto, ne? Ciao, la Maria Rosa! Ma ciao Maria Rosa! Io vado un bacio ciao, a Maria ciao. Rosa. Certo. Ecco. Ma secondo te? Tanti colori ancora in commercio. Perché utilizzano ancora questi prodotti alcuni parrucchieri, alcuni nostro? Perché
tante aziende creano ancora questa tipologia di colore e vendono la stragrande questa tipologia di colore per due motivi: bassi costi di produzione, che creare un colore che ti dà una copertura veloce, facile e per assurdo, mettendo certi ingredienti all'interno dei tubi del colore, in poco tempo si realizzano velocemente colori, cartella colore dice questo, risultato finale questo. Per cui anche chimicamente chimicamente molto 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 pesanti e soprattutto sono facili da usare. Cosa vuol dire? Che io prendo il tubo 7E63 che a cartella colore corrisponde a questo tipo di colore, tipo di colore, e applico sui capelli ed esce questo tipo di colore. Punto. Non c'è nessun sforzo di no, molto semplice, molto facile, per cui è molto apprezzato, diciamo, in un certo, come dire, in un certo segmento di parrucchieri. E ovviamente le aziende, se il parrucchiere chiede questo, danno questo, se la cliente chiede questo, l'azienda dà questo. Il problema è che tolgano completamente la naturale morbidezza del colore, la naturale trasparenza del colore, e coprano indistintamente, non lasciano un capello bianco neanche a piangere, per cui facili da usare, anche se si tira molto il prodotto non succede niente, c'è tutta la copertura del mondo. È come prendere la tempera e darla su la tela o il muro. Sì, ma non una tempera, un prodotto un po' più coprente, oserei dire una vernice più che una tempera. Parliamo di vernice di tempera, ecco, questa può essere una bella, come si può dire, un bel esempio. Si parla di vernice qua, non si parla di tempera, per cui vernice che è più pesante, più coprente proprio. Poco a tempo d'attesa, in un attimo il colore è fatto, tutto a posto. Però ci sono le problematiche appunto del colore pesante e di un'aggressione portata al capello e alla pelle di chi si fa utilizzare questo genere di prodotti, che porta a un invecchiamento precoce del capello col passare del tempo, non con un'applicazione chiaramente, ma a lungo andare. Un invecchiamento precoce del capello e tante volte forme di irritazioni non tanto simpatiche della pelle. Questo lo ripeto ancora, perché per dare i risultati che abbiamo detto prima vengono infilati all'interno prodotti molto aggressivi. Adesso la tendenza è: togliamo l'ammoniaca ma mettiamo un altro ingrediente che fa la stessa aggressione, né più e né meno. Non c'è scritto ammoniaca, ma c'è scritto adesso ho un lapsus, giuro che direi una bugia, ho un lapsus. Che cosa? Non mi ricordo più qual è l'altro ingrediente. Ah, no, beh, ma non è che lo devono sapere, sì, infatti, non è indispensabile. È che tante volte noi ci facciamo fuorviare dal fatto che non ci sia scritta ammoniaca, ma ci sono tanti derivati che hanno nomi diversi, ma alla fine... Sì, no, ma c'è proprio un... che adesso mi sfugge, dopo mi verrà in mente e lo comunicherò. C'è proprio un ingrediente che addirittura tante aziende che dicono non metto l'ammoniaca, verissimo che non mettono l'ammoniaca, ma mettono questo altro ingrediente in pari dose all'ammoniaca, per cui mentre l'ammoniaca evapora, qua addirittura lavora sulla pelle, esatto, e crea esatto, ancora crea più ancora danni, più senza magari, danni. Crea ancora più danni, per cui da lì irritazioni e quant'altro. Ma basta! Basta, sapete che noi siamo specializzati nel ribaltare tutte quelle vecchie e superate credenze, e non tanto per partito preso, ma perché il mondo cambia e va anche avanti, e per fortuna il colore sta cambiando, si migliora, anche il mondo del colore sta migliorando. Sta migliorando sempre lentamente, ma sta migliorando. Sempre a favore, come dicevamo prima, di queste colorazioni. Innanzitutto più naturali,
innanzitutto più morbide, che vi lasciano il capello più, come posso dire, trasparente, luminoso. Il capello arriva a godere di una lucidità e una luminosità naturale data proprio dalla trasparenza. Assolutamente, non creano danni alla cute. Vabbè, non creano nella maggior parte dei casi, anche perché se uno è allergico a una sostanza che c'è all'interno, non è che può... Ecco, però non creano danni né alla pelle né ai capelli. E non fanno invecchiare i vostri capelli precocemente. Anzi, queste colorazioni trasparenti tante volte sono mescolate anche con questi colori che si usano adesso, un po' più trend, un po' più moda, questi colori flash. Ci stanno bene questi abbinamenti di giochi di colore. Ma che vantaggi offrono, Rosy, queste colorazioni? Allora, come abbiamo già detto, la naturale trasparenza. Cosa vuol dire? Che il capello, non venendo coperto così al 100%, cosa succede? La luce filtra più facilmente nel capello e il capello riflette questa luce dando brillantezza al vostro colore, dando appunto naturalezza e movimento soprattutto al colore. Il colore non rimane piatto, rimane più movimentato già da solo. E la pelle, quando le applichi, brucia come con i colori tradizionali? Assolutamente no, perché non contiene pizzica, tutte quelle sostanze chi? Assolutamente no. Anzi, può essere lavato tranquillamente, la cute può essere lavata tranquillamente prima e anche il capello può essere lavato, anzi noi lo consigliamo sempre, però proprio perché è molto 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 delicato. Ma avranno pur qualche lato negativo questi colori nuovi, queste guarda, nuove tipologie di se colori. Devo trovare un lato negativo, ma è proprio che io posso considerare anche un relax, è la mia permanenza dal parrucchiere un pochino più prolungata, perché il tempo di posa, essendo un colore più delicato, aumenta nel tempo, per cui invece di stare il classico 30 minuti del classico colore chimico, sto lì bella tranquilla a leggermi il mio giornale, a guardare i video di Parrucchiere Revolution su Facebook, sempre solo quelli, esatto. Vi consigliamo di guardare 45, per il resto non guardate nient'altro, solo noi, però a favore appunto, come dicevamo prima, della brillantezza, della lucentezza, della salute della mia cute, molto molto importante, che tanti non la prendono in considerazione. Sappiate che oggi sempre più donne non possono più farsi il colore. È indovinate vero. Perché, punto di domanda, è vero, tante indovinate donne sono intolleranti al colore, anzi addirittura allergiche, perché tante persone sono venute a dire no, non faccio più colore perché mi hanno fatto questo, sono diventata gonfia, mi sono venute le pustole, mi sono venute proprio perché i colori erano molto molto aggressivi. Ora non succede più. No. Domanda, siete disposti a stare un po' più di tempo dal parrucchiere per avere capelli più giovani, più sani e più belli e avere dei capelli più trasparenti, che sono molto più attuali rispetto a un capello gnocco vecchio ormai superato? Se rispondete in maniera positiva, noi siamo qui a vostra disposizione per una consulenza completamente gratuita. Certo, la offro io perché tu sei un tirchione. Telefonateci allo 0371. Costa una consulenza, ha un costo, 8900. Noi siamo a San Colombano all'Ambro, in via Cesare Battisti al 20/1. Anzi, no, ma dovevo dire già dato il 20078. Il K, non il CO. La coppa, la coppa. Avevo già dato il K io. Uno va sul K e guarda dove siamo. È vero, hai ragione. Devo ricordarmelo. Quindi noi salutiamo i nostri amici di FB, Facebook, Instagram e YouTube, così. Perché anche i nostri YouTube, video sono caricati su YouTube. Poi basta, nessuno.
No, basta. Ci vediamo mercoledì. Ah, mercoledì prossimo sono da sola, eh? Non ci sono, ma non so se lo farei mercoledì. Vediamo. Vi daremo notizie quando vi faremo informeremo, la diretta. Vi informeremo. Cambiamenti, sorprese, cambiamenti. Si cambia. Ciao, buona serata. Grazie. Ciao, buona serata a tutti.